Direttore, hai qualcosa da dire tu oppure possiamo fare le domande? Sì. Hai qualche Facciamo. concetto da... Intanto, buongiorno a tutti. Non ho nessun concetto particolare, era per fare un po' il punto della situazione dopo un periodo di partite molto serrato, e che ci porta praticamente prima di quello che consideravo il blocco finale, no? Le ultime 6 partite. Per come era il nostro calendario, lo consideravo in pratica l'ultimo blocco, quindi a disposizione delle domande. E come ci arriviamo? Bene, ci arriviamo molto bene perché siamo primi in classifica, perché a mio avviso stiamo facendo le cose bene. Ci arriviamo giusti come mentalità della squadra che è cresciuta molto nel tempo, è cresciuta e quindi io dico che ci arriviamo molto bene. Quindi il fatto di un punto nelle ultime 2 partite non ti preoccupa, tu hai visto ugualmente una squadra viva. Ma assolutamente sì, io mi rifaccio sempre alle parole di uno dei miei vecchi presidenti mi diceva sempre: il campionato è il Giro d'Italia, fatto di tappe, quindi ogni tappa bisogna poi lasciarla dietro e pensare alla prossima. Sicuramente la tappa che abbiamo fatto in casa con l'Entella non è stata soddisfacente, no? Magari non abbiamo avuto un approccio straordinario a quella partita, ma è stata una partita, cioè, l'abbiamo fatto bene nella stragrande maggior parte del campionato. Per quanto riguarda l'ultima partita di Pontedera, penso che sono quelle partite che chi ha giocato a calcio sa che quando è la giornata che devi fare zero nel numero dei gol fatti, fai zero, non c'è niente da fare. Ma la squadra è stata in campo bene, è stata determinata, decisa, ha inseguito il risultato in maniera, secondo me, lucida per tutta la partita, quindi assolutamente nessuna preoccupazione. E alle ore 21 di martedì sera, cioè il termine della partita con il Pontedera, non eri preoccupato. Ah, non ero preoccupato, cioè, Arrabbiato un po' sì, no, neanche. assolutamente no, perché la squadra aveva fatto tutto quello che doveva fare. Mi è piaciuta i momenti successivi alla fine della partita, quello che io ero in panchina, quello che ho vissuto, le parole del mister mi sono piaciute moltissimo dentro lo spogliatoio e mi è piaciuta la reazione dei ragazzi. Cioè, questo gruppo è un gruppo straordinario, nel senso gruppo. Poi a me piace molto distinguere squadra e gruppo, perché il gruppo è un gruppo di persone, di ragazzi che vanno in giro, cioè che passano del tempo insieme, poi la squadra è quella che gioca le partite e che le deve anche vincere. Quindi, però è fatto di ragazzi che tengono molto a questo club, a questa città, hanno un grande senso di appartenenza, si identificano molto spesso con i tifosi, si identificano a volte con la loro, diciamo, esuberanza in alcuni momenti, la loro un po', diciamo, frustrazione, diciamo, preoccupazione in altri, però è veramente un gruppo di calciatori ai quali bisogna dire soltanto che bravo. Dal mio punto di vista, a me non piace, loro sanno fare tanto i complimenti, anche penso che non gliel'ho mai fatti in questa stagione, ma se devo contare la somma di tutto quello che è stato fatto, posso dire sicuramente bravo, bravi a loro, e in particolare direi bravissimi a tutti quelli di loro che da 2 anni conducono partita dopo partita, sapendo di doverla vincere e facendo, diciamo, un percorso veramente eccellente. Eccellente fino ad oggi, perché poi alla fine ci si può ricordare di quelli bravi che hanno fatto delle buone stagioni, ma in realtà ci si ricorda solo di quelli che vincono. Quindi, tutti lo sappiamo, tutti lo sanno che, insomma, che davvero conta in fin dei conti è proprio quello, no? È vincere per essere ricordati, perché vedo nella quotidianità la determinazione, la voglia di essere ricordati a Reggio Emilia per la vittoria di un campionato.
Se hai detto che ti sono piaciute le parole del mister nello spogliatoio, ci puoi almeno dire il concetto, qual è stato, o sono cose da Ma sono spogliatoio? cose da spogliatoio, però il concetto è, ragazzi, manteniamo alta la voglia, l'entusiasmo, perché bisogna andare a prenderci il risultato che tutti inseguiamo insomma, da 2 anni. E secondo me ha detto una gran cosa, dobbiamo andare a prendercelo noi perché chiaramente non ce lo regala nessuno. Abbiamo due rivali toste, importanti, lo sapevamo dall'inizio, lo abbiamo visto durante appunto il campionato, durante le varie tappe di questo Giro d'Italia, del Centro Italia in questo caso direi. Credo che la situazione a 6 partite dalla fine, dove più o meno tutte e tre le squadre abbiamo una tipologia di calendario molto simile, dimostra un po' quello che è stato l'equilibrio, no? Quello che è l'equilibrio in questo girone. In fin dei conti, tutte e tre abbiamo perso 5 partite, che possono sembrare molte o possono sembrare poche, ma che testimoniano il fatto che oltre a Reggiana, Entella e Cesena, ci sono anche altre squadre che possono battere le tre favorite. E ripeto, che c'è grande equilibrio fondamentalmente, grande equilibrio in un gruppo di squadre anche un po' più ampio. Tornando alla domanda, ci arriviamo molto bene, secondo me. Bene, questo mi fa molto piacere. Posso chiederti se sei rimasto sorpreso da Cesena Entella come risultato, come espressione numerica e anche come sconfitta? Perché io ho fatto un paragone. La Reggiana va a trionfare a Cesena e la settimana dopo fa fatica con la Carrarese. L'Entella viene a vincere a Reggio Emilia e dopo va a perdere clamorosamente a Cesena. Un dispendio di energie mentali. Ma un pizzico da questo punto di vista sicuramente c'è, no? L'energia mentale è determinante, è fondamentale, ma io credo che nella partita singola ci sia anche una buona dose di casualità, no? E di impatto alla partita. L'impatto alla partita tante volte è anche un po' imprevedibile. Io credo che l'Entella con la Reggiana ha fatto una buona partita. Ha fatto meglio della Reggiana in quella partita. Il Cesena ha fatto molto meglio dell'Entella nell'altra partita. Quando abbiamo giocato noi a Cesena qualche settimana fa, abbiamo fatto molto meglio del Cesena. Quindi, cioè, penso che sia nel momento in cui c'è equilibrio, credo che sia una cosa quasi, quasi normale che avvengano questi cambiamenti da settimana in settimana. Basta guardare magari anche altri campionati, per esempio la Serie B, dove c'è molto più equilibrio tra le squadre, nel giro di 15-20 giorni può succedere tutto il contrario di tutto, fondamentalmente. Sono rarissime le eccezioni che o ne vincono tante o le perdono tante di continuo. Ti Quindi, stai mettendo avanti guardando la Serie B? no, beh, d'altronde fa parte del mio lavoro guardare sopra e sotto fondamentalmente, quindi. Senti, ti chiedo questo perché finora tutte cose belle. Ci aiuti a capire cosa è successo a Montalto? Come mai dal 3 di dicembre lo abbiamo visto in campo dal primo minuto solamente martedì? Allora, abbiamo visto martedì e con poco allenamento fondamentalmente ha fatto una parte finale. Partiamo dall'inizio, da quando si è fatto male, se non sbaglio il 3 3 dicembre a dicembre. Fermo. 3 dicembre, la prima diagnosi parlava di 20-25 giorni per il rientro e forse è stata un po' troppo ottimistica e quindi abbiamo seguito un po' quella che era quella diagnosi e ci sono state poi tutta una serie di complicanze. All'infortunio c'è stata una piccola ricaduta, successivamente nel mese di gennaio, e sicuramente la sua situazione ha complicato un po' anche quello che poteva essere il mio lavoro, poi ha complicato perché chiaramente io ho sempre fatto conto su un Montalto che c'è, questo, ma come tutti, io, il mister, tutti quanti, insomma. E quindi ecco, è stata
indubbiamente un segno meno sul quale dobbiamo sicuramente riflettere, no? E che ci ha portato soprattutto lo staff tecnico, il mister, ad alcune situazioni indubbiamente di un po' di, gli ha portato un po' di difficoltà, gli ha portato diciamo soprattutto la mancanza di una caratteristica sulla quale comunque ci accontavamo. Però questa è stata la realtà, quindi non c'è niente c'è solo da prenderne atto, da capire magari gli errori che abbiamo fatto, che ho fatto e poi analizzarli, ma questo lo farò e lo faremo quando tutto sarà finito. Adesso dobbiamo pensare al momento attuale, a quello che dobbiamo fare adesso. Ciao direttore, ecco, visto che siamo in tema di punte, io ti chiedo invece se c'è stato qualche sviluppo, se continua il dialogo eventualmente con il Sassuolo per il discorso di Pellegrini e già che ci siamo anche come sta Jacopo. Jacopo sta abbastanza bene, sta meglio, oggi ha fatto buona parte dell'allenamento, non so se sarà, diciamo, disponibile per sabato, ma sicuramente per la partita dopo. Stessa cosa per Lanini, penso che sarà disponibile per sabato. Visto che siamo in tema, Guiebre è dal Modena in prestito secco. Sassuolo. Ah, scusa. Sassuolo. Col Sassuolo è un po' di che non ci Scusa. siamo riparlati di questo argomento specifico, ma diciamo che se n'era parlato molto approfonditamente all'inizio della stagione e vedremo poi anche in questo caso a bocce ferme. Io penso che la volontà del ragazzo già da prima di Natale è stata molto chiara, molto esplicita, che lui non fa questione di anni, di categorie, niente, ha il piacere di giocare per la Reggiana e questo è sicuramente un valore, anche perché parliamo di un ragazzo in gamba, di un ragazzo per bene che ha grandi, ampi margini di crescita e secondo me un potenziale per noi importante. Grazie. Quindi c'è spazio magari per un'acquisizione parziale del suo cartellino? Ma vedremo, io credo che possa essere giusto che Sassuolo e Reggiana lavorino insieme su questo calciatore. Guiebre, ti chiedevo, è in prestito secco dal Modena. Guiebre in prestito secco dal Modena. Quindi non Guiebre abbiamo. l'abbiamo inseguito per 2 mesi quest'estate, però non sono riuscito a chiudere la trattativa per l'acquisto del cartellino con il Monopoli e l'ha fatto poi il Modena. Chiaramente il Modena è in una categoria superiore, quindi per certi aspetti ha dei vantaggi al momento e quindi è andata così. Ma il prossimo anno forse non sarà in vantaggio di categoria. Vabbè, quello che è stato fatto è fatto, le cose fatte sono fatte, sono scritte federalmente, quindi quello rimane. Ci sarà la possibilità evidentemente di parlare per un. E questo, anche questo, sarà una cosa che vedremo. Direttore, per vincere il campionato serviranno 5 vittorie o pensi che non sarà bisogno di questo bottino? E comunque. Ma non penso, nel senso che dico quello che ho detto anche alla squadra, dico che adesso è il momento della pazienza, è il momento di non guardare al fatto che mancano 6 partite, ma di concentrarsi solo sulla prossima. Quindi mettere tutte le proprie energie, tutta la propria volontà, lo spirito di sacrificio per centrare l'obiettivo step by step. E quindi adesso pensiamo a vincere quella di domenica, anche per di sabato, anche perché pareggiare o perdere probabilmente guardando la classifica oggi cambia poco. Quindi indubbiamente con pazienza, comunque sia con intelligenza, ma anche con determinazione dobbiamo intanto centrare questa vittoria. Poi quella dopo, poi quella dopo, poi quella dopo, Però al di là della poi quella dopo. tua soddisfazione nelle ultime 2 partite, bisogna constatare che i nostri attaccanti fanno fatica a segnare e che abbiamo fatto un punto in 2 partite. Cioè, quindi ti chiedo cosa bisogna fare di più per tornare a essere vincenti come e dominanti come l'eravamo prima. Ma bisogna far gol, come hai detto te. Purtroppo le partite come Pontedera penso che ne capitano poche in una stagione. Mi auguro che sia per
Per assurdo, le due partite in cui abbiamo creato più occasioni sono state Pontedera e Ancona, e abbiamo fatto un punto. Ma questo è fondamentalmente è il nostro sport, è il fatto che sì, sicuramente l'essere cinici è un aspetto molto importante, determinante, soprattutto per chi vuole vincere il campionato. Direttore, scusami, a proposito di attaccanti, scusa, vai nel se... Cosa c'è? Parlami un attimo di Capone, aiutaci a capire questo ragazzo che Ma sembra quasi Capone spaurito. è un calciatore che ha nelle corde delle potenzialità, secondo me, molto importanti. Io l'ho avuto un anno in Serie B e da tratti ha fatto vedere veramente grandissime cose. Quando è venuto qui, io ho parlato con lui, ho detto: Cristian, è ora che metti qualcosa di diverso, qualcosa di... Diciamo che Capone, pur avendo grandi potenzialità, è un 50-50 di riuscita, nel senso che dipende molto da lui. A oggi, per quello che ha fatto, soprattutto in campo, gli darei dei calci nel sedere, fondamentalmente. Quindi, questo. Però a Cesena, partite importanti, era entrato molto bene, cioè, ha Sì. dimostrato di avere anche carattere. Però bisogna dimostrarlo tutti i Partita giorni. dopo partita. Esatto. A Reggio ci sono uno zoccolo duro di 5-6 mila tifosi, con Lentella ce n'era 3 mila in più. Quindi è una città che quando vuole e vede l'evento si sa mobilitare. Vuoi lanciare qualche parola a questi tifosi per queste sei finali che ci attendono? Ma no, le parole servono a poco, servono i fatti. La Reggiana deve vincere la prossima, e quello è il segnale, la parola che dà la squadra, la dirigenza, lo staff ai suoi tifosi. I tifosi della Reggiana, la percezione che abbiamo, quello che vediamo è un grande senso di attaccamento e un grande senso di identità. E quindi sentiamo nei loro confronti una grande responsabilità, questo sicuramente sì. E chiaramente quando c'è la partita col grande pubblico, se poi non va bene, chiaramente il dispiacere è doppio, no, a volte. Però fa parte del calcio, dello sport, della vita, e bisogna sempre essere pronti a rialzare e ripartire. C'è un giocatore che è il beniamino di tutti, Libutti. Puoi aggiornarci sulla sua Libutti forma? ha corso stamattina. Stamattina comincia a correre piano piano, vedremo, seguiremo settimana dopo settimana quello che sarà, diciamo, il suo percorso riabilitativo. Guardando più a lungo raggio, tu confermi che la filosofia della società è quella di aspettare la fine del campionato, il verdetto, lo Beh, scenario, certo, non può prima di... cambiare, non può O avete già cambiare, fatto qualche cosa, ma intendo? credo che non può cambiare oggi, che Per qualcuno magari qualche eccezione? siamo praticamente arrivati. Ripeto, bisogna pensare a sabato, non si può pensare più in là di sabato, veramente. Poi, finita la partita alle 17, penseremo al sabato successivo. Direttore, tu hai detto che su una serie di tappe, però se torni indietro e guardi alla 32esima giornata più 4 e soprattutto domenica, cioè sabato è un girone, un intero girone che la Reggiana è sempre stata in testa, da Torres dell'andata a sabato è sempre stata in testa. Questo ti soddisfa o no? Sono sincero, mi conta poco, nel senso che, come ho detto, cioè, quello che conta è il risultato finale, è essere primi alla 38esima, alla fine della 38esima. Noi sappiamo che fino al 23 aprile dobbiamo sudarcela partita su partita, è quello che faremo, quello che farà la squadra, perché questi ragazzi sono forti dal mio punto di vista, perché con grande perseveranza e con grande abnegazione inseguono un obiettivo, inseguono il nostro obiettivo di tutti quanti senza veramente mollare un centimetro, e lo fanno da molti, molti mesi. E questo è un valore. Troviamo Diana molto cambiato negli ultimi mesi, si vede che c'è molto della tua mano. Confermi?
No, della mia mano non credo che ci sia niente, c'è molto della sua, io credo, perché penso che nel percorso, almeno da quando lo conosco io, diciamo nel quotidiano, sta facendo, a mio avviso, dal mio punto di vista, è in continuo miglioramento. Diana credo che sia un allenatore che può diventare veramente un allenatore importante. È stato molto bravo in questo anno e 10 mesi, 8 mesi, 9 mesi di Reggio Emilia, ha fatto un grandissimo lavoro, a mio avviso, nella gestione, nell'equilibrio di questi ultimi mesi, è stato molto bravo. È stato molto bravo, adesso mi auguro che con un piccolo aiutino da parte di tutti quanti noi, di tutti, vicino a bravo, possiamo anche aggiungere vincente. La posizione di montante, direttore, in caso di promozione lui rimane sicuro, giusto? In caso di promozione abbiamo l'obbligo di riscatto, sì. No, In caso diverso? torna alla Quindi nel caso. regina e Aspetta più, rivedremo. ne ridiscutete, insomma. Esatto, nel caso sì, si ridiscuterà tutto. Direttore, prima ha accennato alle condizioni di Ributti, però mi ricordo che a febbraio si era parlato anche di un altro giocatore un po' in forse che era Nicoletti. Mi chiedo un po' come sta, com'è la situazione. Nicoletti, anche lui sta facendo la sua riabilitazione, sembrava che fosse arrivato a buon punto, adesso un pochino continua a risentire un po' di fastidi, ma sta abbastanza bene, dai, tutto sommato abbastanza bene. Ributti e Nicoletti sono tutti e due fuori lista ad oggi. Noi abbiamo un jolly da giocarci per un eventuale posto, da un eventuale calciatore da cambiare. Direttore, tu hai sempre sostenuto che l'anno scorso uno dei piccoli problemi della Reggiana è che ha avuto una seconda parte che ha fatto meno punti, quindi dice quest'anno sta invertendo la tendenza, mi sembra che ha fatto 24 punti, ad esempio, nel girone d'andata, 29 nel girone di ritorno. Hai notato questa situazione, questo cambiamento? Ma sinceramente no, dall'interno non l'ho notato. Quello che noto è la grande costanza che ha lo staff e che hanno i ragazzi. Grande, veramente una grande costanza, e questa è una cosa che mi piace molto. Quindi non hai la preoccupazione di una Reggiana che sta, diciamo, arrivando un po' col fiatone. No, secondo me stiamo bene. Stiamo bene. Sì. L'ultima domanda, quanti anni di contratto hai con la Reggiana? No, io ho quanti giorni, nel senso che io ho 2 anni più uno di opzione, e con un accordo che in qualsiasi momento la Reggiana, se vuole, può rescindere il contratto. Per Guibre, per quanto riguarda Rimini, sarà solo quella la partita che lui dovrebbe saltare, vero? Non ci sono altre? Sì. Andrà in panchina ancora o basta? La tua esperienza in panchina è finita? Ma da un certo punto di vista è bello, no? Vivere la partita anche un po' in panchina, perché si sta vicini a tutto il resto della truppa, però a me le partite mi piace vederle, io dalla panchina non Sì. ci capisco niente, cioè, o meno, ci capisco ancora meno, e quindi mi piace più vederle dalla tribuna. Però hai il quarto uomo vicino, perché anche martedì sei andata a perorare i 4 minuti di recupero. Vabbè, cioè, quando è troppo evidente, diciamo, è per forza, però non lo so, se non è che mi piace tantissimo stare in panchina, soprattutto in casa, perché in casa nel nostro stadio si vede benissimo, è un piacere vedere la partita dalla tribuna, e le panchine invece sono un po' sottoterra E quindi chi fa da e schermo non si tra? vede Non si vede niente. Quindi chi niente. farà da schermo tra Diana e gli arbitri? No, ma Diana sta migliorando pure in questo, sta migliorando il mister come comportamento negli altri, ma è perché ci tiene tanto e perché il mister c'ha il fuoco, quindi quando parte. Ma c'è un giocatore che ti ha sorpreso? Possiamo farti delle domande un po' banali. Io ogni anno dico che ho un preferito,
Quest'anno il mio preferito è nel tempo, sì, è la Hetz. La Hetz è il mio preferito. C'è una motivazione. Lo volevo mandare via senza aver visto neanche un allenamento e giorno dopo giorno vedendolo, guardando, non può non conquistare chiunque. Uno che un giocatore che ha fatto, che ha avuto, diciamo, una carriera con infortuni pesanti, molto pesanti, uno anche l'anno scorso che lo ha fatto giocare poco, e vedere che non salta mai un allenamento, mai, e si allena sempre al massimo, credo che sia un esempio veramente, veramente molto importante. Ma ce ne sono tanti di esempi, sotto vari punti di vista all'interno di questo gruppo di ragazzi. Ci tengo a nominarne due che stanno giocando poco, che si stanno comportando veramente da grandi professionisti, da persone di spessore, che sono Cremonesi e Schaudone. Mi stanno piacendo molto, sono sincero, veramente molto. Grazie, dottore. Grazie a voi.